Io sono là. Baracalli, Giuseppe. Matrice, Giuseppe. Cataldo, Antonio. Presente. Filippone, presente. Giuseppe. La Rosa, Antonio. Finalista, Andrea. Sì. La Luca. Presente. Gratteri, Angelo. Sì. Cusato, Giuseppe. Sì, presente. Pettimenti, Giuseppe. Vista la presenza del numero legale, dichiaro questa risoluzione. Passo al primo punto dell'ordine del giorno, che è lettura e approvazione verbale di seduta precedente. Un intervento. No, io no. Voglio dire che i verbali rispecchiano fedelmente quello che è accaduto nel Consiglio. Volevo con l'occasione evidenziare un aspetto molto brevemente. Il fatto che ho apprezzato che l'amministrazione finalmente si sia attivata per individuare nei locali del seminario l'auditorium comunale che era prima in costruzione via Larcopiano. Nell'evidenziare questo apprezzamento non posso almeno fare a meno comunque di esprimere rammarico, perché già nella prima seduta di questa consiliatura io avevo indicato questa soluzione, e quando già era evidente a tutti, anche ai non addetti ai lavori, che il sito dove doveva sorgere l'auditorium era in idoneo. Questo consentirebbe almeno due vantaggi abbastanza consistenti. Il primo, la realizzazione dell'auditorium nel cuore del centro cittadino, e nello stesso tempo renderebbe possibile il ripristino del campo sportivo nella zona che era invece stata destinata all'Acropian come auditorio. Mi auguro e auspico che in questa direzione l'amministrazione continui con tenacia a perseguire questi aspetti. Volevo rispondere, volevo dire possibilmente di attenerci ai punti all'ordine del giorno, perché poi trovano per la segretaria un ulteriore lavoro di registrazione e quant'altro. Relativamente, visto che hai sollevato questo problema, allora teniamoci punti all'ordine del giorno, volevo dire questo: non è che noi non volevamo, non vogliamo cambiare la destinazione dell'uso, ma lì mi ricordo a voi, a me stesso, che è stato fatto un appalto, sono state spese i soldi e i progettisti sono stati pagati, e noi non potevamo così semplice spostare se non accertare quelli che erano gli errori. Dopo aver accertato che ci sono degli errori o delle impossibilità a realizzare, perché se io avessi spostato, dico no, non si fa più qua, me la sposto senza motivo, perché la Corte dei Conti i soldi della progettazione che sono stati spesi là li avrebbe debitato a chi ha fatto questo spostamento, non magari ha fatto l'errore progettuale. Quindi noi abbiamo fatto una contestazione, abbiamo chiesto ai progettisti la restituzione delle somme, no, ma dico, non si poteva fare dal primo giorno. No, ora sulla segnalazione dei siti, come abbiamo detto, tra quelli abbiamo individuato quello che diceva il consigliere Grattieri, io sono dagli tecnici, poi ci sarà un ulteriore incontro il giorno 11 con le sovrintendenze, che abbiamo quel tavolo di lavoro con le tre sovrintendenze, quindi si verificherà rispetto a quelli che sono il loro progetto, se eventualmente può essere realizzabile, per noi va bene, insomma, ci mancherebbe.
No, io per la verità non riesco appunto, però volevo dire... Non è una questione, però, naturalmente, che sicuramente penso che condividerà anche lei tutti i componenti della rete del Consiglio. Se sono pronto, no, avevo detto già, stiamo parlando di questo. Posso intervenire subito dopo l'approvazione di questo punto? Alla fine interveniamo, poi nel le spiego solo perché... comunicazione. No, non ce l'ho con la fine, ma sono solo oggetto di atto deliberativo. No, le spiego, mi faccia per favore, soltanto per fare conoscenza. Non è un punto, non è che sta fermando. No, alla fine possiamo dire quando vogliamo, ci passiamo, ci può rimanere. No, vi spiego che cosa io sto chiedendo a nome personale, ma penso di poter farlo anche a nome degli altri componenti del Consiglio, e glielo chiedo a lei, signor Sindaco, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Oggi ricorre il 22° anniversario della strage di Capaci, in quell'attentato mafioso perso la vita, come sappiamo tutti, il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, e gli uomini di scorta Vito Schifani, Rocco Di Sillo e Antonio Montinaro. Gradirei, se lei lo vuole, ricordare questo grave fatto di mafia, non dimenticando i sopravvissuti, gli agenti Capuzza, Corvo, Cervello e Costanza, e rispettare un minuto di silenzio per queste circostanze. Io per quanto mi riguarda non lo incontrare, si può fare. Passiamo alla votazione del primo punto all'ordine del giorno. Chi è favorevole? Si danno per letti. Ho chiesto io se volevo intervenire, non è già intervenuto. Ah. Chi è favorevole? Si danno per l'angelo. Scusate la minoranza? Sono favorevole? No. Quindi, due, quattro, sei, sette, lavori. Chi si astiene? Tre, sono contrario, non ce ne possono essere. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, richiesta permesso di costruire in deroga lo strumento urbanistico, progetto. La realizzazione di un mareggio e l'attività connessa in località Azzurri di Geraci. Come si ricorderà, è stato già portato la volta scorsa in discussione all'ordine del giorno e solo perché non si era riusciti a notificare, diciamo, al titolare delle parti celle, limitrofe, la modifica, diciamo, di questo. Come dicevo, non cambierà nessuna destinazione, rimarrà sempre quella che era la destinazione d'uso in un terreno agricolo e quindi noi dobbiamo dichiarare la pubblica utilità, cioè secondo quello che è previsto appunto dall'articolo 14, in deroga all'articolo 14, deliberiamo di dare atto che il progetto di catastro si prevede la realizzazione di un maneggio con annesse attività indicate che persegue interessi pubblici come in premessa indicati. Si deve mandare all'ufficio competente la lezione di tutti gli atti conseguenziali per il rilascio del permesso di costruire relativo alla realizzazione di un maneggio di attività connessa in località Azzurri di Geraci in deroga al programma di fabbricazione secondo quanto disposto dall'articolo 3, dal comma 3 dell'articolo 14 del DPR 380 del 2011. E di dare atto che il presente atto, così come formulato dal Consiglio Comunale, non sostituisce in alcun modo tutti gli altri pareri, autorizzazioni, eccetera, necessari per il rilascio del permesso di costruire, che dovranno essere successivamente
acquisito sulla proposta progettuale, di stabilire altresì che al momento in cui si dovesse procedere al mutamento della destinazione d'uso delle opere proposte decadrà automaticamente il riconoscimento da parte di questo ente per l'interesse pubblico di trasmettere agli uffici competenti il concorso che intendiamo votare per l'immediata sicurezza. Sono interventi? Se non ci sono interventi, perché? No, io la volta scorsa avevo chiesto che distanze ci sono dei fini a Bruxelles. Solo l'unica domanda che avevo posto rispetto all'ubicazione del maneggio. Rispetto alla planimetria allegata, perché non è che sono previste delle distanze, e rispetto alla cartografia, perché non è così tecnico, e c'è qui allegata agli atti, non risultano nelle vicinanze abitazioni. Qui c'è più la cartografia, le distanze non sono, però c'è il piano di particelle che non si vedono abitazioni nell'ambito della vicinanza. Nelle vicinanze c'è solo un rudere che è una... No, c'è mille abitazioni. Diciamo, nelle particelle limitrofe non si vince nessuna abitazione. Ah. Ora, se conosce la situazione. Va bene. Quella gialla è la parte interessata, attorno al microfono. Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, passiamo all'approvazione. Chi è favorevole? Tutti favorevoli, per una unità. Terzo punto all'ordine del giorno, approvazione del regolamento premio del Zarembo, città di Gerace. La volta scorsa avevamo rinviato pure il punto perché c'erano alcune modifiche che si intendeva apportare. Abbiamo fatto la conferenza dei capigruppo, ha partecipato il consigliere Cusato, che mi sembra anche a nome degli altri consiglieri, peraltro era un assessore che, come aveva detto la precedente seduta, che era scaturita da riunioni precedenti, che noi avevamo assegnato il primo 2013, stavamo facendo la riunione con lo stesso regolamento, e in quella riunione abbiamo la necessità di rivedere il regolamento, e si è attivato, diciamo, il consigliere Cusato, che ha lavorato lui per la stesura. Avevamo fatto poi successivamente qualche piccola modifica che non era stata concordata, diciamo, definitivamente. Ci siamo rivisti, abbiamo fatto le modifiche che il consigliere Cusato richiedeva ancora, e quindi credo, insomma, che possa essere approvato, così come modificato per quanto ci riguarda, come maggioranza, come favorevole. Se ci sono interventi? No. Vieni. Prego. Grazie mille. No, io voglio intervenire prima di ogni cosa per ringraziare della sensibilità all'amministrazione in carica, che dopo varie richieste e dopo varie insistenze ha avuto la sensibilità di coinvolgere la minoranza nella stesura di questo regolamento. Se ricordate, l'anno scorso l'avete anche celebrato, ma penso che nessuno di noi abbia partecipato, in quanto contestavamo il modo e il metodo col quale davate, consegnavate, avevate fatto delle scelte dei candidati al premio. C'è stata una grossa diatriba, si è discusso anche in questo civico consesso, però sembrava che questo muro non si volesse spostare più di tanto. Vedo che c'è stata la sensibilità, e penso di doverla principalmente alla gioventù di questa nuova composizione, l'aver voluto. Ho insistito che questo regolamento fosse fatto in commissione congiunta maggioranza-minoranza. Io penso che il lavoro svolto, l'ho letto,
il lavoro svolto è un lavoro ben fatto, però io purtroppo non sono potuto venire perché ricoverato per altri motivi, però leggendolo ho trovato delle discrepanze che vorrei, prima che lo approvassimo, discuterle, anche perché sono minime cose, però che hanno una certa sostanza. E stamattina mi sono fatto dare dall'assessore Giurleo il regolamento com'è. Io già nella sola impaginazione iniziale penso che il premio non vada unito a Zaleuco città di Geraci, però Zaleuco città di Geraci vada messo tra virgolette e premio va messo dove c'è scritto il conferimento del premio. Vi dico subito le cose che ho notato, così poi eventualmente gli altri interventi potranno dirimermi subito i dubbi, anche perché non sono grossi di grande importanza. Ho voluto elidere, cioè ci sono molti pleonasmi, molte ripetizioni. Io penso che il regolamento va fatto in modo asettico, stretto, comprensivo, senza apoteosi o ripetizioni sempre della stessa proposizione. Ragione per cui mi va bene all'articolo 1, mi va bene il comma 1, il comma 2, nell'ambito di tale premio possono essere conferiti attestati di benemerenza. Attestati non è un termine che si dà solitamente ad un premio, l'attestato si dà l'attestato di frequenza, l'attestato, secondo me sarebbe più opportuno che al posto di attestato si mettesse, come dirò poi in seguito, pergamena, che è un discorso più aulico, più direi più sentito, non è un semplice attestato di scuola elementare, di scuola media o di scuola superiore. All'articolo 2, dove parla di finalità ed obiettivi, ho anche qua, perché noi non possiamo in un articolato spiegare il perché e il per come, noi dobbiamo fare un articolato secco, dove dice il pubblico riconoscimento dei meriti acquisiti in vari settori sociali e professionali da personalità, ente o da associazioni che si sono distinti per il loro impegno nei diversi campi dello scibile. È inutile che noi andiamo a scrivere nei diversi campi dello scibile, ciò perché i premi non solo sia di stimolo, di incentivo ad estendere la loro presenza, ma anche questo io lo tralascerei e lo presenterei solamente nella presentazione del regolamento, anche perché cioè, una proposizione all'inizio va fatta, mettiamola nella proposizione all'inizio. Quindi qua io, caro Busato, direi che si sono distinti per il loro impegno nei diversi campi dello scibile e diventi strumento, sempre il pubblico riconoscimento, e diventi strumento per diffondere e favorire la crescita dei valori cristiani, umani, culturali e sociali. Un altro vocabolo, poi eventualmente vediamo, non sono cose importanti, sono solamente cose che non vanno nel regolamento. Il regolamento è un regolamento che va fatto, che non lo legge solamente il cittadino di Geraci, lo leggeranno su internet ovunque, ed è chiaro che il comune di Geraci che brilla per la cultura, non so quale, che brilla per la cultura, non si debba poi leggere certe castronate scritte da altri poveri consiglieri. Ragion per cui ho voluto dargli un'occhiata dove c'è scritto l'innalzamento dell'immagine. Ma che cos'è? Una cosa figurativa. Alziamo la Madonna, l'effigie della Madonna del Carmelo. L'innalzamento dell'immagine e del prestigio della comunità geracese. Io al posto dell'innalzamento potrei dire l'elevazione dell'immagine, il miglioramento dell'immagine, la nobilitazione dell'immagine. Cioè sono delle parafrasi che si dicono meglio. Dico bene, professore, voi che fate latino, greco e filosofia. Poi, all'articolo 3, un inciso. Ferme restando le modalità di conferimento del premio per l'anno 2013, io lo toglierei, anche perché è un regolamento per l'avvenire. Per il 2013 fate quello che volete, come l'avete fatto per il 2012. Quindi questa prima parte io la eliderei completamente e scriverei: il riconoscimento viene segnato con cadenza annuale. Toglierei pure, preferibilmente nel periodo estivo, perché l'amministrazione che gestisce lo può fare in qualunque momento lo vuole. Quindi se voi decidete di farlo
in estate, lo farete in estate, se altri lo decideranno di farlo a dicembre, lo faranno a dicembre. Quindi non capire per niente. No. No, no, ma io lo toglierei del tutto. E consiste nella consegna di un trofeo. Trofeo è un trofeo di guerra. Un trofeo è un trofeo di caccia. Un trofeo sono le corna del cervo. Il trofeo è una coppa vinta a calcetto. Non il riconoscimento di una personalità che è espressione di cultura ad alto livello. A questo punto io lo chiamerei, permettetemi, medaglia, che ha un senso più vasto, riconosciuto. Ci sono anche le medaglie al Senato, per esempio. Qui a Conte 90 anni al Senato gli danno la medaglia, non gli danno il trofeo. Quindi direi consiste una medaglia per specifica, una medaglia, noi abbiamo gente medaglia, il trofeo abbiamo già coniato. Sì, e l'importo, perché l'abbiamo coniato già e ce l'abbiamo già, abbiamo 6 medaglie, ce l'avevamo almeno nella cassaforte del comune, si parla di medaglie, non di trofei. Vi consegno di una medaglia raffigurante il vostro utilizzato di Zaleuco e invece di attestati, come dicevo prima, pergamene di benemerenza. Le pergamene di conferimento e di benemerenza riporteranno le motivazioni dell'assegnazione e recheranno la firma del presidente onorario, del comitato scientifico e dell'ufficio di presidenza del premio. Io penso che qua, tra presidente onorario, tra il comitato scientifico, che sarebbero almeno 9 per il comitato scientifico come voi l'avete determinato, più l'ufficio di presidenza, che sarebbero altre 8, faremmo 8 e 9, 17 più il presidente, 18 firme su un attestato. Penso che sia una cosa che vale. E ISA? Sì, questo dice. No, per carità. Cercherà la firma del presidente onorario, del comitato scientifico e dell'ufficio di presidenza, dei presidenti del comitato, del presidente, del presidente del comitato, del presidente, no, del, no, no, del presidente onorario, poi avreste dovuto scrivere del presidente del comitato scientifico allora, e del presidente dell'ufficio di presidenza, per non ripetere tre volte, e lo so perché io potrei dire che facendo parte del comitato scientifico la dovrei dire tutti i nomi e dimenticare la firma. Ma tre sono i presidenti, non sono 9. Sì, la firma del presidente. Dove il comitato scientifico. Non dice perché non è il comitato scientifico. Mettiamolo. Ma io non vorrei fare che sia questo il problema della forma quanto della sostanza. Certo, però bisogna spiegarlo. Perché oggi o domani uno dice ci sono 9 firme del comitato scientifico. Non possiamo rileggere poi. Sì. Vabbè, allora volete che lo leggiamo articolo per articolo senza che io dica tutto quello che ho scritto, perché questo l'ho fatto qua. Sono degli appunti che ho fatto per ogni argomento. Possiamo tranquillamente andare avanti. Sono solamente i primi capitoli. Ed eventualmente, scusate, come l'ufficio di presidenza del premio, sì. Se andiamo all'articolo 7, è previsto dal sindaco, quindi mettiamo dal sindaco così non ci confondiamo. Come? Possiamo leggere tanto no, no, dice, minuti, come ho fatto, questo è appunto l'articolo 7, dico, questi no? Appunti io parlo l'articolo 7, dice l'ufficio di presidenza è composto dal presidente del premio. Dovrebbe essere il presidente del premio. Certo. Però la pergamena, come lo vogliamo definire, no? Deve essere firmata dai tre presidenti e basta. E in questo caso il presidente del comitato, il presidente onorario e il presidente dell'ufficio. Ma non dice il presidente del comitato. O chiama l'onorario dei presidenti. Come presidente. È già. È il presidente degli organi di conferimento. Sì, infatti anche dietro ho detto precedente l'ordine di conferimento, perché anche dietro dai occorrente degli ordini di conferimento. Sì, ma anche dietro c'è la stessa cosa, io l'ho corretto proprio in quel senso, poi vedrai quando. Se lo leggiamo, guarda, sono un quarto d'ora massimo ci andiamo. Quindi è meglio. Sì.
avevo capito male all'inizio dell'introduzione. Però che forse un po'. Io possiamo pure vedere. Però facciamo la commissione, facciamo la legge, faremo cambiare la cosa. Sì, ma io ho fatto un miglioramento alla cosa. Dobbiamo rinviare. Se voi volete farlo, può essere approvato. Ma una volta di essere un po' di discussione, dobbiamo rinviare. Mi sono accorto di queste cose, forse perché la mia cultura è una cultura classica del liceo classico, che volete che vi dica? Perché un sinonimo deve essere diverso dall'altro, quindi anziché innalzamento mettiamo crescita, mettiamo impulso, rinnovo, la sostanza non cambia, vuol dire se cambiamo quel sinonimo. Per esempio, l'attestato è il pergamena. La pergamena ha un significato diverso che quello di attestato. L'attestato è un'attestazione che ho lasciato sul pergamena. Se non ci troviamo, lei non è che si tira fuori dalle colpe, lei è rappresentato a partecipare. Sì, ma io sono andato a fare un intervento, vedi come sei banale, vedi? Però è basso in questo senso, mi permetti. Sono venuto qua in consiglio, mezzo pubblicitante, con le narici tappate e mi viene a dire queste cose. Approvate. Ma in questa parte, io non firmo. Dottore Pettinetti, è possibile che non riusciamo... Noi apprezziamo il vostro intervento e sappiamo tutti che non si tratta, vogliamo apparire, però è una mancanza di rispetto pure nei confronti di chi ha lavorato. Ma io li ho ringraziati già del lavoro che hanno fatto, però siccome ho visto la... Secondo me, secondo le mie vedute, che ci sono delle incongruenze, volevo rilevarle, anzi mi disse che le faccio tutte in una volta per chiudere l'argomento. Si poteva fare articolo per articolo, perché anche in seguito ci sono degli appunti che bisogna... Per me va bene come? Consigliere Pezzimente, e il consiglio è quel consiglio? No, solo fare consiglio. Va bene. Allora, in merito alle prime considerazioni che ha fatto il dottor Pezzimente, queste cose per quanto mi riguarda la parola attestato può essere attestato sul pergamena. Rilasciato l'attestato sul pergamena. Attestato di benemerenza sul pergamena. Va bene, quindi lo chiameremo sempre così, quell'attestato. Relativamente all'innalzamento dell'immagine del consigliere. Ma io non credo che possa utilizzare un altro sinonimo, non cambia la sostanza poi. È sempre questo. Non potete parlare, se siete fuori dal consiglio non potete parlare. L'innalzamento e leggiamolo punto per punto. Dicevo che l'innalzamento è uno degli obiettivi, è previsto nelle finalità, tant'è che l'abbiamo inserito proprio all'inizio dell'articolato, all'articolo 2, dopo aver enunciato la riproposizione del premio. Il passaggio successivo sono gli obiettivi, quindi prima ancora non si capisce dove dovremmo inserirli questi obiettivi e queste finalità, prima dell'articolo 2. Mi pare che trova una collocazione... giusta, più che giusta. Quindi rimane il consigliere Cusato per il trattamento. Per me va bene. Io
proporrei nobilitazione. Scusate, che abbiamo detto attestati? Sì, va bene, come si deve per non dire. L'innalzamento si lascia, innalzamento si modifica. Come preferite, per me è indifferente, se non muore l'altro. Mettiamo nobilitazione. Nobilitazione? Sì. Nobilitazione. Poi. Andiamo avanti. Attenzione, questo passaggio che dice il consigliere Pezzementi. Qual è? Praticamente alla lettera A, dopo il primo, alla fine del periodo, c'è scritto ciò perché il premio sia non solo di stimolo e di incentivo, eccetera. Ora, questo è una finalità che viene riportata pari pari dall'istituzione delle tavole di Zaleuco, quando allora sindaco, senatore Fimognari, istituì queste tavole. E quindi io non ho fatto altro che riproporre. Peraltro l'avete fatto voi nella delibera di agosto 2012 per questa finalità. Andiamo avanti, questo rimane secondo me. Andiamo avanti. Poi? Sì, ma se aggiunge questo caso. Possiamo aggiungerlo in pieno, sì. Diversi casi dello scimmio. No, dobbiamo aggiungere quello. Prima dopo loro impegno. A quale articolo? Sempre la lettera A. Prima di ciò. Loro impegno. Poi cosa aggiungiamo? Nei diversi campi dello scimmio. Poi abbiamo messo nobilitazione. Nella lettera C abbiamo messo nobilitazione, giusto? Sì. L'articolo 3 ci sono lì. Sì, togliamo la prima parte, fermo restando le modalità di conferimento del premio per l'anno 2013 a decorre dal 2014. Mettiamo. No, questo era stato messo perché? Sì. Perché siccome nel 2014 c'è scritto che entro il 31 dicembre di ogni anno, però già fatto il premio per il 2013. È giusto, si consegna nel 2014, però ovviamente non ci sono i premiati, non ci sono nessuna indicazione per il 2013, quindi si dice fermo restando, per questo è il 2013. Ma questo è un regolamento che dura una vita, non è che dura per l'altro. Ma queste sono notizie di prima applicazione. Stiamo facendo ora, diciamo. Era con riferimento all'edizione dell'anno precedente, nel 2013, aspetta, non ho chiesto proprio loro, io non l'avevo messo, l'hanno messo loro, però ho concordato alla fine che d'altronde diversamente non si poteva fare, sono chiaro, l'ho lasciato inalterato. Sì, per me è un regolamento. Tutte le norme di prima. Sentite, lo vogliamo inserire nelle disposizioni finali transitorie, questo passaggio potrà essere. Sì, sì. Mettiamolo nei termini. Va bene, a posto. Quindi inizia con il riconoscimento. E quello lo mettiamo qua alla fine. Questo qua si mette alla fine, disposizione finale. Abbiamo il trofeo stilizzato, questo è anche perché questo trofeo stilizzato ce l'ho fatto una firma, ora andare a cambiare, per dire, gratis, diciamo, la stilizzata. La figura di Zaleo, che stiamo prendendo, no, questo è un trofeo. Potete prendere, come si chiama? Albano. Va bene, andiamo avanti intanto, vediamo, ci sono altri modifiche del consigliere. Sì, il caso del trofeo. Andiamo avanti, ma poi e poi cambia bene, come avevamo detto. E poi al comma 2, dove c'è scritto le pergamene e gli attestati di conferimento, secondo me basterebbe scrivere le pergamene di conferimento e di benemerenza. Sì. E che fa questo?
Metallo. Il profilo di Zaleo. È molto utilizzato. Ma delle medagliette così erano una volta. Delle medagliette così, no. Va bene. Poi dice, allora, dove era? Al comma 2, le pergamene di benemerito e di benemerenza riporteranno le motivazioni dell'assegnazione e regaleranno una firma del Presidente onorario. No, le pergamene, a questo punto non ha senso di benemerenza. No, sono pergamene del premio e pergamene degli attestanti. Forse c'era che ci dovrebbe essere... Va benissimo, le praticamente di conferimento riporteranno le motivazioni della segnazione e regalano la firma dei presidenti. Ecco, lei è presidente. Lei è presidente. No, qua c'è del presidente onorario, sì. Lei è presidente. Noi prendiamo ogni volta del presidente. Per forza. Sì, dell'ufficio del presidente. Poi? Manca questo articolo. 4 non ci sono ragioni. 5 ci sono variazioni. 4, sì, c'era al 4, c'è cioè, sì, pure. Il premio Zaleo per città di Gerace può essere assegnato a non più di 3 personalità per ogni edizione, per settori diversi e per una sola volta. Secondo me è più comprensibile detto così alla femminile, perché è scritto così. Il premio Zaleo può essere assegnato a non più di 3 personalità per ogni edizione ed ognuna per un settore diverso. E poi sotto parla anche di una sola volta, noi con un solo articolo togliamo tutto. Cioè, il senso qui era almeno da chi ha collaborato alla stesura, perché se questa parte onestamente è stata modificata, a me pare molto chiaro che praticamente ogni personalità non può appartenere allo stesso settore, devono essere 3 settori diversi. È così. Il premio di cittadinanza può essere assegnato a non più di 3 personalità, sì, per ogni edizione. Sì. E per un settore e per settori diversi e per una sola volta, come c'è scritto nel terzo comma, senza ripetere, il premio può essere conferito. Quindi con un solo articolo ci togliamo. Cosa può leggere? Cosa può leggere? Non ho compreso bene io la. No, no, lì la dottoressa che lei ha scritto già, perfetto. Come l'ha detto? Via premio Zaleo città di Gerace. Può essere assegnato a non più di 3 personalità per ogni edizione, è per settori diversi e per una sola volta. Se non si è premiato non può essere premiato più volte. In due diverse edizioni. E per settori diversi? E per una sola volta. Ognuno, ognuno è per settori diversi. Ognuno si cancella, sì. E quindi il comma 3 viene meno. Il comma 3 viene meno, si vede completamente. Va bene, questa cosa. Poi le pergamene di benevolenza possono essere assegnate. Dove siamo? Al secondo comma, articolo 4, secondo comma. Le pergamene invece da attestare. Le pergamene di benevolenza possono essere assegnate a non più di 5 personalità per edizione, per lo stesso settore, anche a più di una. Posticipiamo anche a più di una, invertiamo per lo stesso settore anche a più di una. Quindi, le pergamene possono essere assegnate a non più di 5 personalità per edizione per lo stesso settore anche a più di una. Dove? Quando si dice cambio tutto per non cambiare niente. Pergamene possono essere assegnate a non più di 5 personalità per edizione. Ma siamo all'articolo 4. Sì, abbiamo finito. Forma 2. Per lo stesso settore anche a più di una. Quindi può essere assegnato non più di 5 volte. Di 5. Sì. No, di 5 personalità per edizione. Per lo stesso settore anche a più di una. Per più di una, potete avere lo stesso settore.
a più di uno. Va bene, poi articolo 5. Qua mi va bene, sì. Va bene tutto. Soprattutto dobbiamo essere sempre materiale. Sì, sì. All'articolo 5 va bene, solo che ho letto qua culturale e professionale in genere, conferendo prestigio e beneficio alla terra calabrese o ad una comunità, e in caso di personaggi non calabresi abbiano segnato tappe importanti per la nazione e per l'umanità. Io direi che ad una comunità sarebbe più opportuno mettere alle comunità, cioè una cosa più larga, no? Ad una comunità. Il comma primo, quindi intende dire che lo deve fare, uno deve distinguere per eccellenza a più comunità, non basta ad una sola. Io direi alla mondialità, se uno mi inventa un vaccino, fa la vaccina. No, questo è fatto. Non può essere pure una comunità con il vaccino. No. È sempre una comunità. Alle comunità non è che si riferisce al comune, alla cosa, è comunità in senso generale, non in senso... Quindi ad una comunità. Sì, allora, nel senso che può averlo fatto pure esclusivamente per la città di Chiaranza. Mi spiego perché sì, allora si parla di comunità, si parla di beneficio della terra calabrese o ad una comunità. La comunità non è solo la comunità geografica, può essere in senso anche... Allora. Comunità diocesana, comunità ecclesiastica, comunità... Invece di una, mettiamo alla comunità. Invece una alla. Poi al secondo comma, l'attestato di benedizione... Alla comunità, quindi non è, o alla alla. Comunità. O alla comunità. Alla comunità. Ma quale comunità? Tutta la comunità significa tutto uno. Perché dicendo comunità. Alla, noi diciamo in maniera specifica, alla comunità, quasi che facessimo riferimento alla comunità di Gerace, a quella italiana. Ma non dobbiamo fare, perché questo è un premio internazionale. Adesso infatti, se lei continua dopo a leggere il periodo, sì. Dice che abbiano segnato tappe importanti per la nazione o per l'umanità. Ecco perché dico alla comunità. Non lo so, io qui non è come lo faremo questioni, però mi sembrerebbe più corretto lasciarlo il testo inalterato. Che dice il prezzo? No, ma lo scrivo così da un punto di vista. Se non cambia la sostanza, è uguale, e lo mettiamo alla comunità. Sì, è così abbiamo il consigliere nostro. Poi, altre variazioni. Vabbè, non vorrei... No, lo sto dicendo con grande simpatia, no? Si accontentano solo altre cose, non il consigliere così. Allora, l'articolo 5, al secondo comma, penso che dovrebbe essere riviso completamente, di origine geracese, ovvero residente operante in Gerace. Sembra che noi riducessimo l'attestato di benevolenza solamente a geracese. Non so, dopo 10 anni che lo dovremmo più dare, perché è 5 l'anno. Dopo 10 anni, 50 cittadini geracesi avrebbero tutti a pergamena. Quindi l'attestato di benevolenza potrà essere attribuito a personalità, capisci, di origine geracese, ovvero residente o operante in Gerace. Poi c'è l'onde, poi c'è l'onde. Sì, va bene, ma evitiamolo, che diciamo fare geracese o non geracese? Diciamo che tutti quelli che fanno bene possono dare. Per l'impegno profuso e il prezioso contributo nel valorizzare l'immagine e il prestigio della comunità e della Calabria in genere. Nel campo culturale. Quindi di togliere di origine geratea sopra le origine la quella personalità per l'impegno proprio. Esatto. Va bene? Sì. No, io non mi trovo su questa cosa. Semplicemente per un fatto, perché il premio è un riconoscimento. L'attestato per galena di benemerenza è un altro, a cui si attribuisce un valore completamente diverso. Tant'è che i requisiti per l'uno e per l'altro sono completamente diversi e di spessore diverso. L'attestato di benemerenza lo si vuole, nello spirito in cui è stato scritto lì, concedere persino a quelle persone semplici, umili, di una comunità, a partire da quella geracese, che con il loro operato hanno valorizzato la città stessa. E quindi per questo partiamo dall'affermazione che debbano essere personalità innanzitutto
di origine genacese o comunque residente a Gerace, o che è, c'è scritto, mi pare, oppure operante a Gerace, per esempio, lei mi pare che non è residente a Gerace, ma è operante a Gerace, e potrebbe, nell'ipotesi in cui non lo fosse, siccome sta operando a Gerace, potrebbe essere, sicuramente, ma perché no, potrebbe pure accadere questo. Quindi voglio dire operante, a partire da queste personalità, ma non è escluso, e dicevo giusto fino a poco fa, che non è possibile conferire questi attestati ad altre personalità non gerasesi, quindi non cambia nulla nella sostanza, però si privilegia il cittadino gerasese per questo attestato di permanenza. E spesso, come si dice, ne ho qualche tentaglio, no? Quindi coloro che operano su questo piano. Sì, l'attestato di benemerenza è un minus rispetto alla medaglia o al trofeo che abbiamo, però non per forza deve essere di origine gerasese. Siccome noi dobbiamo guardare, direi, a largo raggio, evitiamo. Sì, ma attenzione, voglio precisare che il verbo che sta scritto, no, è una sorta di facoltà, può essere concesso, non dice deve essere concesso a personalità, ma potrà essere concesso, quindi in questo senso è facoltativo, però nella facoltà diamo indicazione a personalità di origine diversa. Va bene così come è. Sì, ma io sono per passare tutti. No, c'è un'altra cosa nello stesso articolato, cioè alla fine. Però è che articolo? Sì, comunità della Calabria in genere, articolo culturale, sempre l'articolo 5. Il campo culturale, scientifico, sociale, economico, commerciale, amministrativo, artistico, produttivo, dell'associazionismo, del volontariato, turistico, sportivo, eccetera. Il regolamento, eccetera, è sostanzialmente da abolire. Perché eccetera non si usa nel linguaggio, dottoressa, non formato, esiste? Beh, e allora io ritorno alla frase iniziale e vedo ogni campo dello scibile, scriviamo tutto. Quindi, tutto si torna. E in ogni campo dello scibile, come abbiamo scritto prima. L'articolo 6 del premio Zeleo che degli attestati che bisogna cambiare sono istituiti i seguenti organi di conferimento: l'ufficio e il presidente del Zeleo. Scusate, attenzione solo un attimo, perché quel passaggio dell'articolo precedente, io mi sto rifacendo un attimo alla bozza originale che ho fatto, no? Andava avanti così, diceva turistico e sportivo e poi giovani e memoria. Giovani pure, nel campo dei giovani, no? Si indicava, e persino della memoria. Ah, benissimo. Questo passaggio mi era suggerito proprio da uno di voi, non ricordo chi. Lo possiamo lasciare perché poteva essere successo, ma non era molto delle ipotesi, che si trattasse di una persona. Quindi, giovani. Del giovane e che è memoria. Memoria. E poi dello scibile, esatto. E poi sicuramente in ogni campo dello scibile. Va bene, articolo 6, per l'assegnazione del premio Zaleucco. Per l'assegnazione del premio Zaleucco e delle pergamene di benemerenza sono istituite seguenti organi di conferimento: l'ufficio di presidenza del premio, il comitato scientifico. Entrambi gli organi di cui al precedente comma hanno sede presso il palazzo di città. Questo secondo me potrebbe essere completamente tolto, perché è chiaro che un premio comunale avrà e poi ai componenti dell'ufficio di presidenza, sentite qua, ai componenti dell'ufficio di presidenza del premio e del comitato scientifico, ecco qua quella cosa che dicevate prima, ai componenti dell'organo di conferimento, dell'organo di conferimento, l'organo di conferimento non è uno solo, degli organi degli organi, 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 degli organi,
ai componenti degli organi di conferimento, senza ripeto della presenza del premio del comitato scientifico, non è dovuto alcun compenso. Ai componenti degli organi di conferimento, gli organi di conferimento, non è dovuto, giusto? Sì, alcun compenso. Alcun compenso. Gli stessi non possono essere destinatari del premio. Semplicemente gli stessi. Non possono essere destinatari del premio. Quindi togliere la via, mettiamo senza virgola, senza niente. Va bene, bene. Non cambia niente. Ce l'avessi detto prima, del consiglio precedente, sentiamo adesso che è stato in ospedale, c'era un problema. Dice il signor sindaco che se l'aveste letto prima della discussione consiglio precedente. Ma io ho letto il precedente che mi avete dato e ho detto che non serviva a fare. È uguale, attenzione. Articolo 7. L'ufficio di presidenza del premio è composto dal sindaco pro tempore. Io direi di togliere il pro tempore perché dal sindaco già facile, dal sindaco, dagli assessori e dai capigruppo consigliari in carica. Le funzioni di presidente sono svolte dal sindaco. Sempre pro tempore. Sempre pro tempore. Gli assessori e i capigruppi consigliari eleggono al loro interno il vicepresidente. Qua avrei da fare un appunto, perché penso che dovrebbero essere i capigruppo consigliari ad eleggere il vicepresidente. Perché? Perché il premio ha anche una funzione politica e, come tutte le commissioni, se la presidenza va alla maggioranza, la vicepresidenza va sempre alla minoranza. E questa è una regola che si usa in ogni commissione. Quindi, secondo me, direi che sarebbe opportuno togliere gli assessori, direi, i capigruppi. Non è che si può fare all'interno di un organo una votazione con un modo. Come no? Cioè, non è che se un organismo è composto di 6 persone, che sono 3 votate per il vicepresidente. No. Qua si tratta di dare la vicepresidenza alla minoranza. Non lo possiamo anche scrivere, non è questo il problema, però non è così, vuol dire che si può dire siamo riuniti in 7, se la giunta è composta da 3 persone, più 3 capigruppo, ora vuoi leggere il vicepresidente, cioè, non è ma questo stavo dicendo io, non è che dicevo altre cose, dicevo che la vicepresidenza la cercava a minoranza. Non c'è nessuna parte rilevante di cose. Guarda, allora in tutte le commissioni, tu lo sai meglio di me che frequenti la politica, si guardi a livello regionale, a livello nazionale, se il presidente è di destra, alla sinistra danno la vicepresidenza. Prima è Berlusconi. No, sempre è stato così. Se la Berlusconi va troppo. Sempre è andato così. Berlusconi presenta la Camera era sempre e per dare e stato lui ha tolto questa cosa. E per dare la possibilità delle discussioni. Quello del vicino c'è il trofeo, per avvicinare. Non lo può perdere. Il capogruppo. Il capogruppo. Anzi, purtroppo. Io purtroppo. Andiamo avanti, dai. Sul corso terzo vedrei di rimodularlo come meglio per lei. Che cosa? Che la vicepresidenza va alla minoranza. Perché oggi sei minoranza, ma non perché sei maggioranza e quindi è loro che non potrebbero sapere di avere la vicepresidente. Io quando ho presentato la bozza del regolamento ho detto che nella stesura si sono sgombrato dalla carica della vetta di consigliere di opposizione. Viene eletto tra i capigruppi consiglieri. Il vicepresidente viene eletto tra i capigruppi. Il vicepresidente tra i capigruppi consiglieri. Il grande assessore non lo può fare. Allora, i capigruppo consigliari di minoranza.
Se è la garanzia che deve dare. Allora bisogna dire semplicemente che lo paga comunque in via di minoranza, che può capitare così. Che in una tornata ci sia un solo gruppo di opposizione e uno di maggioranza, a quel punto. Ma no, possiamo dire questo, perché può darsi pure. Ma sì, la volta scorsa, due legislatori fa, si è verificato che c'era un solo ordine. Ecco, addirittura. Non c'era, una lista sola. Mettiamo il capogruppo, poi posso essere maggioranza, io voglio dire. No. Secondo me è di garanzia per la minoranza. Preferibilmente minoranza. No, per la minoranza, per la minoranza. Possibilmente. Il capogruppo non c'è. Oggi è possibile, super possibile, che ci sono dei, ma c'è stato per dire che non c'era. Articolo 8. L'ufficio di presenza del premio indica per ciascuna edizione, io direi suggerisce, invece di dire che cambia. No, per favore, dai. E il senso di valore. Ma mettiamoci la prima del consigliere del 28 e risolviamo un problema a questo punto, vabbè. Indica o suggerisce, come volete, per ciascuna edizione si tratta di prendere lo solo di compito di gente che merda da proporre, con assoluta riservatezza al comitato scientifico per la valutazione e la selezione dei premiati del premio Zalei con degli attestati sempre. L'articolo, il comma 2, per candidati si intendono sia personalità giracese che la presa in nome, sia ente associazione, resta completamente da ridere, perché l'abbiamo detto prima in altri articoli, quindi lo possiamo togliere completamente. La scelta dei candidati correlata. Aspetta, vediamo, dov'è che identifica questo passaggio il consigliere. Io l'abbiamo detto per le pergamene, non l'abbiamo detto per il premio. Stiamo dicendo, chi sono i candidati e quali devono essere poi quando parliamo di candidati si intende sia personale di Racesso, che come vedi prima li abbiamo anche determinato dicendo che possono essere locali e universali, quindi questo lo possiamo togliere sia per il trofeo che per la pergamena. No, qui c'era praticamente c'erano due cose, no, non possono essere eliminate, perché guardate, quello a cui si riferisce il consigliere Pezzementi sono i requisiti dei candidati, che è diverso da chi sono i candidati, perché per candidati noi qui diciamo personalità giracesi, e poi indichiamo anche gli enti e le associazioni che non ci sono, che non sono incluse nel precedente capitolo. Questo lo abbiamo detto all'articolo 5. Sì, ma sono i requisiti dei candidati, non i articolo 9 si cambia pro tempore. Comma 3. Cambiamo pro tempore. Fa parte del comitato con funzione. Vabbè, ci avrei qualche cosa da dire sulla privacy, ragazzi, perché là mi sembra che anche quella non va bene, comunque non voglio essere polemico, anche perché penso che qualcuno di voi abbia fretta con le sue. No? Non è così. Ma c'è da discutere molto sulla privacy. Il sindaco fa parte del comitato con funzioni consultive. In caso di sua assenza, il sindaco può essere sostituito. No, non può essere sostituito nessuno perché c'è il vicepresidente. Quindi questo va completamente tagliato. Il caso di sua assenza sarà sostituito dal vice.
Sì, vabbè, ma non c'è bisogno di dirlo, perché è implicita la cosa, no? Cioè, quindi scusa che cosa? Invece da un suo delegato, lui non delega più nessuno, ma solamente il vicepresidente. Quindi il sindaco può essere sostituito dal vicepresidente. Dal vicepresidente. Che abbiamo previsto il vicepresidente. Poi? Articolo 10. E allora, avevo scritto qua. Mentre la persona che consigliere Cusata non dire che sarò d'accordo con il consigliere. Ma il consigliere Cusata ha fatto uno splendido lavoro. Anzi, penso che non andava neanche discusso più di tanto. Però siccome oggi sono in piena polemica con tutti, voglio essere polemico con Cusata. E allora, l'ufficio di presidenza del premio, perché non si attende il voto. Bravo. L'ufficio di presidenza del premio può nominare, c'è scritto, può integrare nel comitato, se lo ritiene opportuno, al quarto comma dell'articolo 10. Può nominare nel comitato. Integrare nel comitato, se lo ritiene opportuno, penso che secondo me se lo ritiene opportuno va pure cancellato per intero. Perché può nominare. Può nominare anche personalità già. Vediamo se lo ritiene opportuno. Sì, integrare. Comitato, dice di nominare. E qua va bene. Può integrare, va bene. Ma aumentiamo come numero, non ha senso. Lo nominiamo direttamente là dentro se lo vuole nominare. No, ma questo l'avete scritto voi. Ma nominare, non integrare. Integrare non significa che non significa che non sta quelli già nominati. No, ma qui era la composizione. Lo so. Questa è una cosa costruttiva, no. Può aggiungere, nomina uno per dare... Può nominare, dai, leviamo se lo ritiene opportuno e lasciamo in altre cose. No. Articolo 11. Va sempre cambiato l'attestato. Sì, lo sentiamo. No, lo dico alla dottoressa, sì, è lei quella che farà. Per... Come pure i criteri di valutazione e selezione dei candidati sono determinati dal comitato scientifico, ma devono essere, ma devono tenere conto prioritariamente della finalità del riconoscimento di cui è l'articolo 2. Ma è chiaro che il comitato scientifico dovrà tenersi a questo regolamento, quindi richiamarlo in testa serie penso che sia anche un pleonastico. Va benissimo, ripetita Juve. L'elenco nominativo dei premiati, distinto per premio ed attestato, e che rimarrà segreto fino allo svolgimento di apposta cerimonia di conferimento, sarà consegnato in tipo concluso. Questo si può fare noi. Secondo me non è un segreto. Sì. No, secondo me, a parte il fatto che non rimane già segreto per niente, ecco perché dicevo il fatto della privacy, che. Quando si parla dei nominativi, purtroppo l'amministrazione vuole indicare il consigliere, qualunque esso sia, vuole indicare una personalità, è già una violazione di privacy. Quindi, ad un certo momento, il premio. No, ma questo rimane per il segreto per l'opinione pubblica, lei voglio dire per il leggero stato che premiato, rimane segreto perché se no. Cioè, ma è giusto che lo comunica l'ufficio di presidente, che fa la lettera, che insomma, se no... Si comunica all'interessato, se si tratta di evidente personalità... Ma la sicurezza che non l'accetta... ...e poi non venire, a questo punto non conviene. Una volta che uno esce, se ne esce un consigliere comprende, con un comunicato, e dice, diamo un altro... Cioè, questa è la segretezza, che c'è poi la parola che uno lo dice, la fa, ma fin quando non c'è le cose ufficiali, c'è sempre segreto. Quindi questo si intende, non segreto del punto. Articolo 12. Suggerirei di cambiare, si rechi personalmente presso il domicilio del premiato per consegnargli il riconoscimento. Si rechi personalmente presso il domicilio del premiato per la consegna del riconoscimento. Perché è un verbo che porta... Se si cambia il verbo sì, però che si faccia questo può essere... No, 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 il dottore, il consigliere Senti, si ottiene di lasciare trascurato questo principio, semplicemente lo dice, per la consegna del riconoscimento. Questo mi va anche in piazza. Quale è l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 12. Per la consegna. Presso il domicilio del premiato per la consegna del riconoscimento del riconoscimento. Direi.
tutto il resto. Se togliere solo personalmente? No. Tenerti personalmente, presto. Ti rechi personalmente presso il domicilio del premiato per la consegna del riconoscimento, perfetto. Oh, mi pare che qua il dottore, il nostro consigliere, non abbia. Bravo. Nella parte finale non c'è più niente, dai. Nelle disposizioni finali dobbiamo aggiungere quel passaggio della disposizione transitoria per il 2013. Dobbiamo aggiungere. No, io volevo dire un'altra cosa. Qua c'è scritto, nelle disposizioni finali dovremmo riportare solamente quello che abbiamo detto prima, che va riportato in qua. Perché eventuali modifiche o integrazioni al presente regolamento devono essere approvate con almeno 2/3, questo lo prevede la legge. Quindi è inutile che noi riportiamo un fatto previsto da altre leggi. Dico questo e concludo perché ho finito. Le maggioranze sono variate. È una precisazione. Le maggioranze sono spesso variate. Il titolo non è quello che vuole. Il titolo. Nel titolo. Zalenko ci fa girare. Del premio? Premio o metto a parte? Premio a parte, mi dico. Zalenko ci fa girare, tra virgolette. Perché quello, Zalenko, virgola, ci fa girare. È una proposta che se volete l'accettate, se no. Io toglierei, la proposta la faccio, toglierei il terzo, la maggioranza dei consiglieri. Metterei la maggioranza dei consiglieri. Non so, essendo uno statuto, penso un regolamento, penso che vengano previsti 2/3, dottoressa. Lo statuto deve essere solo 2/3. E il regolamento? Io la metto maggioranza. Maggioranza? Mettete la maggioranza. Oppure lasciate stare ci. Con almeno la maggioranza. Lasciamo la maggioranza. Ancora c'è meno. Approvate con la maggioranza di comprendere. Approvate con la maggioranza. Poi? Ci sono altri interventi? Per quanto mi riguarda, è più che sufficiente che sia stato accolto il principio che il premio venga assegnato in indicazione di un organismo di competenza e non esclusivamente politico. Io personalmente non riterrei opportuno che il premio venisse assegnato annualmente, per tanti motivi che ho espresso anche in precedenza del Consiglio. Ma per il profondo rispetto nei confronti del lavoro che è stato fatto dal consigliere Cusato e dagli altri che ci hanno lavorato sopra, annuncio comunque il mio voto favorevole, anche se questo mio dissenso non dovesse trovare accoglimento da parte del consiglio. Diciamo che relativamente a questo punto può essere anche per funzionare non si fa, si può motivare. Il motivo è semplice, essendo del fatto che secondo me il premio segnato ogni 2 o 3 anni aumenta di prestigio, non diminuisce. E nel contempo dà la possibilità di avere può essere anche vero che aumenta il tempo, è un premio che ha opportunità di conoscenza del territorio, di fare una manifestazione sul territorio, la fai ogni 2 anni, la fai ogni anno questo, quindi voglio dire, ma indipendentemente da quello che deciderete su questo argomento, io annuncio il mio parere, il mio voto favorevole. Va bene, non c'è un altro intervento? No, semplicemente che quello che dice il consigliere Grattieri praticamente era questa periodicità biennale, era riportata nella stesura iniziale del vostro regolamento, ma poi in sede di conferenza di capigruppo è prevalsa invece la periodicità annuale. Va bene. Devo ritirare la parte di percentuale di ringraziamento del consigliere Cusato, perché ora ha contribuito con il consigliere Presidente. Se prima aveva l'80% dei mezzi, ora è il 60%. Ma tutti il merito di trovare un consenso unanime su un aspetto importante. Va bene, io posso ribattere al mio intervento iniziale. Io già nel mio intervento iniziale ho ringraziato il consigliere Cusato e tutti gli altri che hanno fatto un buon lavoro. Ho ringraziato della sensibilità tutta l'amministrazione che ha voluto coinvolgerci. Non vedo perché chiunque fra i consiglieri possa risentirsene
Io penso che siano stati interventi qualificanti con l'esperienza che mi ritrovo. Passiamo all'approvazione della domanda di Rani, chi è favorevole? Votiamo anche l'immediata esecutività del regolamento, tutti favorevoli, chi è favorevole dell'esecutività, tutti favorevoli. L'ultimo punto dell'ordine del giorno che è stato aggiuntivo è per quanto riguarda la modifica dello statuto. Avevamo fatto una bozza di statuto che il consigliere Mazzolano ci ha lavorato sopra, l'ha inviato a tutti i consiglieri, avevamo convocato le riunioni di conferenza di tutti i capigruppo per far sì che fosse approvata, non essendo stata anni fa non avevamo parlato nelle commissioni, poi il consigliere deputato ha detto che ha chiesto se era possibile fare questa commissione e abbiamo accettato, abbiamo aggiunto una discussione in gruppo di costituire questa commissione. La proposta è di fare una commissione che si compone senza dell'articolo 11 delle commissioni temporanee, quindi dobbiamo dare la temporaneità per tutto del periodicità di questa commissione e poi la nostra proposta della maggioranza è di fare, così come prevede appunto la seduta che sia la commissione temporanea e speciale. Il compito delle commissioni temporanee e quello speciale è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare, generale, individuato dal Consiglio Comunale, dice l'articolo 11 dello Statuto. Il Presidente e il Sindaco sono delegati. Il regolamento dovrà disciplinare, oltre al funzionamento, la loro composizione e l'esercizio delle rilevanti funzioni, procedure per l'esame, approfondimento di proposte e deliberazioni da assegnare agli organi del Comune, metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento degli studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte. La proposta è quella di fare la commissione che si compone oltre al sindaco che la presiede, i 5 componenti della maggioranza e 3 della minoranza. Poi intervengo quando finisce. Ho il dovere di intervenire perché sono stato con il quale ha provocato un po' questa cosa, non mi fa credere. Io se sì, no, mi chiedo scusa, ma per qualche minuto devo andare, perché alle 6 c'è la riunione presso l'episcopio della commissione che è stata istituita per l'insediamento del vescovo, quindi non voglio arrivare in ritardo. Io sono telegrafico. Però avverto la necessità di intervenire perché, come diceva lei, signor Sindaco, io davvero lo voglio ringraziare, ma non in maniera... Tutto il resto come al solito intervento scritto. Lo voglio ringraziare in maniera molto sincera, perché anche su questo argomento, che è assolutamente importante, c'è lo sforzo comune di ricercare il consenso unanime dell'organo consigliare. Vede, sin dall'inizio, signor Sindaco, di questa consigliatura io ho rappresentato, ma anche gli altri colleghi, l'esigenza di adeguare lo statuto comunale al nuovo sistema costituzionale e all'ordinamento normativo degli enti locali. Infatti l'attuale statuto è stato approvato con deliberazione numero consigliare numero 49 del 29 settembre 1999 e non è più conforme al vigente quadro normativo di riferimento per le numerose modifiche e le integrazioni intervenute nel frattempo. Lo statuto deve attenersi ai principi fissati dall'articolo 4, commi 1 e 2 della legge 131 del 2003, che detta disposizioni di adeguamento della legge costituzionale numero 3 del 2001 di riforma del titolo 5 della Costituzione. In particolare gli articoli 114,2 e 117,2 lettera P e comma 6 della Costituzione hanno rispettivamente riconosciuto rilevanza costituzionale allo statuto e potestà regolamentare agli enti locali in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Lo statuto inoltre deve avere un contenuto minimo, cosiddetto necessario, che è disciplinato dal testo unico degli enti locali. L'articolo 6 del decreto legislativo 267 del 2000 infatti prescrive gli ambiti e i principi generali di organizzazione e funzionamento dell'ente, stabilendo primo
l'organizzazione dell'ente locale, con particolare riguardo alle attribuzioni degli organi, e quindi sia quelli elettivi sia quelli burocratici, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione tra comuni e province, le forme di partecipazione popolare, gli strumenti e i modi di decentramento, l'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e infine gli istituti attraverso i quali promuovere e assicurare le pari opportunità tra donne e uomini. Ma esiste anche un contenuto di cosiddetto facoltativo di inserimento di altri ambiti che è riservato alla discrezionalità dell'ente. Cito due soli esempi. L'istituzione del difensore civico territoriale, che è competente sul cosiddetto controllo eventuale previsto dall'articolo 127 del decreto legislativo 267 del 2000 ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. E poi, altro esempio, la previsione di referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini, l'articolo 8 del testo unico. Lo statuto costituisce quindi un atto fondamentale per l'ordinamento del comune sotto il profilo generale, strutturale e funzionale. È evidente quindi che un simile articolato, per il quale io non nutro alcun dubbio nei confronti di nessuno sulla capacità e sulla condizione giuridica di formulare la stesura dell'atto, richiede però l'istituzione, così come d'altronde ho fatto e voi avete condiviso, di una commissione temporanea e speciale costituita ai sensi e per gli effetti di cui ha combinato disposto dell'articolo 11,1 lettera B dello Statuto Comunale e dell'articolo 17,1 del regolamento di funzionamento del Consiglio e delle commissioni consiliari. A questo proposito intendo ringraziare lei ancora, signor Sindaco, e vi consiglieri tutti che avete condiviso le ragioni della nostra richiesta di nomina di costituzione della commissione per la revisione e l'adeguamento dello statuto. Una commissione che dovrà valutare innanzitutto, secondo noi, il tipo di intervento tecnico-operativo che si intende compiere, e cioè procedere alla modifica dello statuto vigente mediante l'aggiornamento al nuovo assetto normativo, o riadottare lo statuto per l'elevato tasso di differenze e discordanze che rendono difficoltosa e problematica la revisione e l'armonizzazione delle fonti normative di riferimento sopra le nuove. Un'esigenza operativa, questa alla quale sono certo la commissione che stiamo per nominare saprà fornire un'adeguata risposta. In relazione alla composizione numerica della commissione, desidero formulare la seguente proposta, ho finito. Presidente, sindaco o un suo delegato, come lei diceva poco fa, componenti i quattro capi gruppo consiglieri e due consiglieri o assessori di maggioranza. Il segretario della commissione, che può essere il segretario comunale o un suo delegato, e concludo davvero rivolgendo ancora questo sentimento di gratitudine e di soddisfazione non rituale, ma convinto e doveroso per la scelta responsabile ed unanime di aver condiviso la proposta dei gruppi consiglieri di opposizione. Grazie. Sì, io volevo intervenire. Avevo una proposta 6 e 3. Io sto dicendo, tanto quello della commissione poi alla fine non implica molto la differenza uno e meno, ma per una questione più snella di lavoro di discussione degli atti, i quattro capigruppo, di cui uno di maggioranza, e il sindaco e due consiglieri o assessori a piacere. Se 5 però ho detto 5 più 3 e rimarrebbe poi fuori solo uno di voi, non avrebbe nemmeno senso. Il consigliere non è qui. Ma noi non possiamo negare comunque di partecipare anche ad altri consiglieri o ad altre persone, per carità. L'importante è che il numero sia un po' per quanto possibile contenuto, garantendo il principio della partecipazione dei gruppi e della maggioranza, no? Va bene. Io volevo soltanto ringraziare chi mi ha aiutato nella redazione delle proposte.
Volevo soltanto dire che gli istituti comunali, ovvero la potestà di ente comunale, poco fa usato l'espresso tutta la normativa che c'era, disciplina la propria vita appunto attraverso questo potere statuario. Secondo me è una fondamentale presa in giro, perché sono tantissime le riserve di legge, tantissimi sono i parametri, tantissimi sono i decreti repentini che ogni giorno praticamente fanno di questo statuto una funzione giuridica. Io propongo alla commissione che si sarà costituita i seguenti principi. Chiedo naturalmente che ci siano poi eventuali presenze anche di organi non politici, naturalmente quando dovremmo chiedere un parere tecnico ci sarà il segretario comunale, ci saranno i dirigenti preposti, quindi credo che naturalmente poi la commissione avrà problemi a determinarsi in questo senso. Voglio naturalmente che elaboriamo uno studio che risponde a tre semplici criteri: criterio di flessibilità, semplicità e di adeguamento al mutamento sociale della società. In sostanza che questo statuto non diventi un manuale del diritto, perché sono statuti che sembrano un tipo di trattato di Maastricht, che poi in realtà disciplinano la vita di un ente di 800 persone, 700 persone. Quindi vi ringrazio e spero appunto che la Commissione segua i principi che ho elencato, che non sia troppo elaborato lo statuto e sia sempre il più semplice possibile. Grazie. Va bene. Capisco che c'è molta fretta. No, spero non detto perché c'è la... Lascia il vice sindaco che vai, anche perché volevo esprimere sulla lettera della commissione dello statuto, che secondo me per lo stesso principio che avevo detto prima deve essere una commissione paritaria. Ma lasciamo stare se siamo 8, siamo 7, siamo 4. E a me dispiace che il consigliere Maturano non abbia letto anche le mail che ho mandato per ringraziarlo del lavoro che ha fatto, ma che anch'io, come ha fatto Cusato, avrei voluto che lo statuto si discutesse nella sede istituzionale e con una opportuna commissione. Io vi ringrazio per aver accettato questi suggerimenti e su quell'elaborato, visto che ora lo affronteremo tutti insieme, non darò le indicazioni che avevo già minutato, perché volevo proprio apposta che si discutesse nella commissione con lui. Vi ringrazio da tutto questo per dire che anch'io avevo chiesto la stessa prerogativa al consigliere Cusato e penso anche a te. Ok, grazie. Allora, la nostra proposta era di, ripeto, 5 più 3 più la presenza del stime che per 90 giorni la cosa. Ora senza andare a votare, pare che noi proponiamo ancora questa formazione che è composta dai 5, che proprio il consigliere Magrito, lo ringrazio, ma lui può partecipare, lo dirà la metà del lavoro, venga proposta con i componenti, quindi tutto il consiglio comunale per il consigliere Magrito. Ma lui non intende partecipare alla commissione? No, dice sì, l'abbiamo discusso nel gruppo, quando è stata fatta la proposta, diciamo dalle 5 più 3. No, non ha senso, diciamo l'intero consiglio comunale e deve essere impegnato di volta in volta da personalità che noi chiediamo. È composto dall'intero consiglio comunale, esatto. Al termine di 90 giorni. Allora, chi è favorevole all'istituzione della commissione composta dall'intero consiglio comunale? All'unanimità. Chi è favorevole alla durata di 90 giorni per l'esperimento dei lavori? Scusa, io non direi di porre un limite, se finiamo in un mese va bene un mese, no? Dopo 90 giorni le cani, e se poi lo prevede lo statuto che starete con possibilità eventualmente di massimo di interno, deve andare in consiglio di voto, io torno in consiglio, 90 giorni, votiamo per l'immediato tipo di votare. Mi pare che tutto a posto, la salute sciocca, ogni altro trova una comunicazione fuori dal consiglio della finestra. Dopo lunedì attiva la caserma della forestale, che è stata persa con decreto del 14 di marzo di questa anno. Saranno 6 le unità che faranno parte, per adesso ci sono 2, sono già insediati e stanno attivando. È uno dei 6 comandi che hanno giù in istruzione sul territorio del parco della scuola. C'è l'articolo. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.